La guardia di finanza del primo gruppo Napoli sequestra in città un centro massaggi cinese a luci rosse. In particolare, i militari, a seguito di una complessa attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, quarta sezione, accertavano che all'interno dei locali pubblicizzati come centro massaggi venivano proposte prestazioni sessuali in cambio di denaro. La propaganda e gli annunci del predetto centro massaggi cinese venivano diffusi su siti web, il cui contenuto era inequivocabilmente volto ad offrire prestazioni di tipo sessuale. Sito in una zona centralissima e molto frequentata della città, con insegne rappresentanti donne asiatiche che non facevano assolutamente presupporre che all'interno venisse svolta l'illecita attività.